è che non sono bravissimo a vendere, allora, ancora non ho imparato a vendere la merce. E nuova serie del testimone, di nuovo c'è che io ho 44 anni e quindi le cose riguardo da 44enne, però in realtà la base è sempre quella, nel senso che la mia curiosità, che essendo nonostante il lavoro che faccio abbastanza media, come un italiano medio, comunque molti si rivedono nella mia curiosità, quindi ho fatto una puntata su sugli arbitri, quindi non più la partita vista da spettatore, da fan o da tifo, da tifoso, ma dall'arbitro, che è anche l'arbitro più bravo del mondo, perché so, vedi Collina, che per anni è stato considerato l'arbitro più bravo. Nella biografia c'è sempre quello che si ricorda dell'errore, e uno che per 90 minuti riceve insulti, non soltanto quelle di Serie A, ma soprattutto quelle categorie più basse, che rischiano anche di essere menati. La domanda è: perché lo fai? Eppure lo fai, neanche ci guadagni, e però se non ci fossero loro, tutte quelle categorie più dalla Serie D in giù non si potrebbero fare, perché non ci sarebbero più arbitri. Sono stato in Bhutan e ho scoperto che è Bhutan, mi hanno corretto, non si dice Bhutani ma Bhutanesi, che il rischio della battuta è sempre comunque dietro l'angolo. È un posto dove il re ha deciso un giorno che non era solo importante il PIL, il prodotto interno lordo, ma era importante io l'ho ribattezzato, non è così, il PIF, il prodotto interno felicità. Cioè noi non dobbiamo soltanto vedere il lato economico della nostra stato, della nostra nazione, ma anche quanto siamo felici i bhutanesi. E quindi non sono come gli americani, che la Costituzione dicono tutti hanno il diritto alla ricerca della felicità. Loro penso che la gente ha il diritto a essere felice, e fanno di tutto per renderla felice. Una prospettiva molto interessante. Beh, l'inchiesta che vorrei fare in realtà non riesco a darti una risposta ben precisa, perché in realtà non c'è un oggetto un particolare, e l'inchiesta è quella, cioè riuscire a parlare di una cosa che tutti vedono in un modo e tu la guardi in un altro modo. Se, ecco, quello è l'angolo. Poi l'argomento può essere qualunque cosa, però se riesci a fare quello, e la scommessa è a farti appassionare al barista sotto casa, che tu lo vedi ogni giorno, però tu riesci a farlo a vedere una cosa nuova. Quello è il mio sogno. Ce ne sono tantissime, però anche perché io non mi ricordo, cioè per farti capire come sono messo, per ricordarmi cosa ho fatto vado su Wikipedia, perché c'è qualcuno che non sono io che ti dice anche quando andate in onda. E sicuramente la prima puntata, nel senso quella che ho proposto MTV appunto 10 anni fa, e avevo soltanto io in testa il testimone com'era, e poi la cosa che succede raramente è venuta meglio di quanto pensassi, quindi e infatti sono felice di essere appunto TV8, perché il trasferimento era, cioè, è un programma che va molto in simbiosi col canale, si era incastrato con MTV, e quindi cambiare casa era pericoloso, però devo dire che finora sta andando bene. Però bisogna chiedere a TV8 se sono felice, però se mando paese penso di sì.